Nel delicato momento della conclusione di un rapporto, certi comportamenti possono complicare ulteriormente la situazione, rendendo più difficile per entrambe le parti andare avanti. Ecco quindi tre cose da non fare assolutamente alla fine di un rapporto. Numero 1. Evita la tentazione del ripensamento digitale. Nell'era dei social media è facile cadere nella trappola di controllare costantemente cosa fa l'altro. Questa pratica, che può trasformarsi facilmente in una sorta di stalking digitale, può sembrare talvolta innocua, ma alimenta solo il dolore e impedisce la guarigione. Concentrati quindi su te stesso o su te stessa e sul tuo percorso di crescita personale, disconnettendoti, se necessario, dalla vita online dell'ex partner. Numero 2. Non sminuire l'esperienza che hai vissuto. Anche se il rapporto è giunto al termine, è importante riconoscere il valore dell'esperienza condivisa. Parlarne negativamente con amici o sui social media non solo danneggerà la reputazione dell'altro, ma impedirà anche a te di riconoscere le lezioni che hai imparato grazie a questa relazione. Ricorda sempre che ogni rapporto, anche quelli che finiscono, contribuiscono comunque alla tua crescita personale. Numero 3. Resisti all'impulso delle riconciliazioni immediate. La fine di un rapporto può essere emotivamente travolgente, portando talvolta alla tentazione di cercare conforto nell'altro per alleviare il dolore. Queste riconciliazioni, che spesso sono dettate più dalla paura della solitudine che da un desiderio di rinnovata connessione, possono creare un ciclo di dipendenza emotiva che impedisce a entrambi di andare avanti. Datti quindi lo spazio di tempo necessario per elaborare i tuoi sentimenti e riflettere su ciò che veramente desideri per il tuo futuro. Concludere un rapporto richiede coraggio e riflessione su noi stessi. Ricorda che la fine di una relazione non è solo un addio, ma è anche un'opportunità per conoscere, imparare e alla fine trovare una nuova felicità. Se conosci qualcuno o qualcuna che potrebbe essere interessato o interessata a questa tematica, suggerisci questo video, scrivi un commento o mandami un messaggio e ovviamente continua a seguirmi almeno fino al prossimo video.